La polizia di Stato ha arrestato due giovani di 29 e 28 anni gravemente indiziati di rapina aggravata in concorso avvenuta il 15 ottobre. L'attività investigativa ha consentito di ricostruire le fasi antecedenti e successive al reato, delineando il modus operandi dei rapinatori, uno quale esecutore materiale e l'altro quale autista dello scooter utilizzato per la fuga. La vittima, in visita nella città di Napoli in compagnia della moglie e del figlio neonato, è stato bloccato dai rapinatori che si sono posti dinanzi al carrozzino e l'hanno aggredita al fine di strappargli dal polso un Rolex dal valore di 22.000 euro. Nelle concitate fasi dell'evento delittuoso, i coniugi inglesi sono stati malmenati, riportando delle lesioni agli arti superiori giudicate guaribili in 7 giorni. All'esito delle indagini, il personale della squadra mobile ha recuperato la refurtiva che è stata riconsegnata alla parte offesa.